Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria dei reni, con una piccola parentesi finale dedicata ai surreni. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la loro forma, il loro volume, i loro mezzi di fissità, i vasi e i nervi che li circondano e i rapporti che intercorrono tra i reni e le strutture muscoloscheletriche. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi dell'apparato urinario. I reni sono due grossi organi posti a destra e a sinistra della colonna vertebrale, all'altezza del passaggio dorso-lombare. Il rene ha la forma di un fagiolo, il cui margine concavo è diretto medialmente, il cui margine convesso è diretto lateralmente. A livello mediale presenta un'incisura detta ilorenale che conduce in una fossa scavata nel parenchima detto seno renale. Nel seno renale sono contenuti i vasi e i nervi del rene, nonché la parte iniziale dell'apparato escretore. Le dimensioni del rene normale sono molto variabili. In media misura 12 cm di lunghezza, 7 cm di larghezza e 3 cm di spessore. In genere il rene sinistro è più grande del rene destro. Il suo peso medio è di 130-150 grammi. La consistenza del rene è maggiore di quella del fegato e della milza, entrambi organi sui quali i reni lasciano rispettivamente la loro impronta. Per trovare e valutare i reni posteriormente è molto importante partire dai giusti punti di repere. A paziente prono andremo a ricercare il cosiddetto quadrilatero del Morris, delimitato in alto da un piano passante per l'undicesima vertebra dorsale, tenendo a mente che la parte più alta del polo renale andrà a nascondersi nel torace e si metterà in contatto con il seno pleurico costodiaframmatico. In basso, il quadrilatero del Morris è delimitato da un piano passante per i processi trasversi di L3. Ti ricordo che tirando una linea orizzontale a livello delle creste iliache ti troverai all'incirca sulla spinosa di L5, quindi due vertebre sopra troverai facilmente la spinosa di L3 e quindi il polo inferiore del rene. Medialmente avremo una linea verticale che passa a un dito dalla linea delle apofisi spinose, lateralmente una linea verticale che passa ad un palmo di mano dalla linea delle apofisi spinose. Qui viene pure a crearsi un locus minoris resistentiae, detto spazio di Grinfeld, che useremo per contattare il rene a livello posteriore. Esso è un triangolo formato dal bordo inferiore della dodicesima costa, dal margine mediale del muscolo obliquo interno e dal margine laterale del muscolo quadrato dei lombi. In basso viene pure a formarsi il cosiddetto triangolo di Jean-Louis Petit, formato dal bordo superiore della cresta iliaca, dal margine laterale del muscolo grandorsale e dal margine mediale del muscolo obliquo esterno. Entrambi questi triangoli possono essere sede di rare ernie viscerali. Per trovare e valutare il rene è molto importante partire dai giusti punti di repere. Anteriormente avremo questi seguenti punti. Per il polo superiore, una linea orizzontale tracciata a metà tra la linea xifosternale e la linea transpilorica. Per il polo inferiore, una linea orizzontale tracciata a metà tra la linea transpilorica e la linea bisiliaca. Medialmente, il punto in cui la linea paracentrale incrocia la linea transpilorica avremo l'ilorenale. Ti ricordo che la linea transpilorica e la linea paracentrale sono state già descritte nel video dedicato allo stomaco e al duodeno. Occorre inoltre ricordare che il rene destro è più in basso del rene sinistro per la presenza del fegato. Quindi, mentre il rene destro si troverà a 3 o 4 dita dalla cresta iliaca, il rene sinistro si troverà a circa un palmo di mano dalla cresta iliaca. Il rene è mantenuto in posizione dal suo peduncolo vasculo nervoso,
dalla pressione endoaddominale e dalla sua capsula adiposa. Ti ricordo che il parenchima renale è separato dalla sua loggia attraverso uno strato di grasso spesso circa 2-3 cm, che prende il nome di capsula adiposa del rene, e che la stessa fascia renale è separata dai muscoli della parete posteriore dell'addome da un altro strato di grasso che viene detto capsula digerota. Il rene, quindi, è molto influenzato dalla massa adiposa del soggetto. Ecco perché dimagrimenti troppo rapidi o eccessivi possono andare a modificare la sua posizione, la sua mobilità e quindi in parte anche la sua funzionalità. Nel test da supino ci posizioniamo al lato del paziente dalla parte del rene che vogliamo testare. La mano inferiore andrà in contatto con lo spazio di Greenfeld, mentre la mano superiore andrà in contatto con il polo inferiore del rene. La mano inferiore spingerà anteriormente il rene per facilitare il contatto dell'altra mano, che invece andrà a mobilizzare il rene verso l'alto attraverso il suo polo inferiore. In questo modo possiamo apprezzare sensazioni di dolorabilità o di rigidità della fascia renale, eventuali posizioni ectopiche del rene o consistenze anomale del suo parenchima. Per il test con l'operatore in piedi ci posizioniamo al lato del rene che vogliamo trattare, il paziente con le gambe flesse, e andiamo con entrambe le mani ad agganciarci al polo inferiore del rene, facendoci spazio tra la massa intestinale. Come nel test precedente, andiamo a mobilizzare il rene attraverso il suo polo inferiore alla ricerca di sensazioni di rigidità o dolorabilità, di posizioni ectopiche o consistenze anomale del parenchima renale. Per andare a testare la parete posteriore del rene, ci posizioniamo con il pollice all'interno del triangolo di Greenfeld. Utilizziamo la leva del corpo per affondare il pollice ancora più profondamente e andiamo alla ricerca di eventuali sensazioni di rigidità o dolorabilità a livello della parete posteriore del rene o della muscolatura posteriore dell'addome. Ti ricordo che il foglietto posteriore della fascia renale tappezza il muscolo quadrato dei lombi, il muscolo grande psoas e va a fissarsi sulla porzione anterolaterale della colonna vertebrale. E proprio in ragione di questa connessione tra la fascia renale, i muscoli della parete posteriore dell'addome e il passaggio dorso-lombare, in particolare le vertebre da D11 a L3, che un problema renale può causare lombalgia. È importante inoltre ricordare che nello strato di grasso che separa la fascia renale dalla fascia del muscolo quadrato dei lombi decorrono tre importantissimi nervi: il 12° nervo intercostale, il nervo ilioinguinale e il nervo ilioipogastrico. È per questo che una problematica posteriore del rene, che sia essa di natura meccanica, metabolica, infettiva, post-chirurgica, può tradursi anche con un dolore irradiato a distanza, ad esempio nella parte mediale della coscia, per irritazione del nervo ilioinguinale. Il segno di Giordano fa parte della semeiotica medica classica e consiste nell'evocazione di dolore prodotto da un colpo percussorio inferto nella regione lombare. È possibile dare il colpo a pugno o con il lato ulnare della propria mano. Perché la manovra sia positiva, c'è bisogno che il dolore evocato sia particolarmente vivo e permanga anche dopo il colpo percussorio. Questo test è positivo tipicamente nella calcolosi renale. Ciascun rene riceve una voluminosa arteria, detta arteria renale, la quale origina dalla aorta al di sotto della mesenterica superiore, che hai già imparato a reperire nel video dedicato all'intestino tenue. L'arteria renale, dopo un decorso quasi del tutto orizzontale di 5 cm a sinistra e 7 cm a destra, va a tuffarsi nell'ilo del rene. In semeiotica classica, l'auscultazione col fonendoscopio di quest'area potrebbe essere utile a individuare un soffio vascolare derivante da una parziale stenosi dell'arteria renale. Le vene renali hanno quasi lo stesso decorso delle arterie,
e si gettano nella vena cava inferiore. Nella capsula troviamo poi un arco venoso che fa capo a quel sistema venoso detto appunto perirenale, a cui afferiscono anche la vena testicolare nell'uomo, la vena ovarica nella donna, le vene diaframmatiche, le vene surrenali e le vene lombari. Questo sistema è più presente a sinistra che a destra, dove queste ultime vene si gettano invece direttamente nella vena cava. La distribuzione dell'arco venoso perirenale è molto importante perché mette appunto in connessione le vene lombari, che drenano appunto la colonna lombare, con il sistema venoso diaframmatico surrenale e con quello del sistema urogenitale. Potremmo ipotizzare quindi che alcuni mal di schiena possono essere causati o quantomeno aggravati da una problematica congestizia, ad esempio del sistema urogenitale femminile. I nervi del rene provengono dal plesso celiaco e dal nervo grande splancnico. Poi una parte dei nervi destinati al rene provengono direttamente dalla porzione lombare delle catene del simpatico. Parlando dei nervi che vanno al rene, apro una piccola parentesi dedicata ai surreni, la cui parte midollare in fondo altro non è che una specializzazione del tessuto nervoso simpatico di origine quindi ectodermica. In un certo senso quindi i surreni potrebbero essere considerati dei grandi gangli ultra specializzati. Per la loro consistenza e per la loro posizione profonda, i surreni purtroppo non sono palpabili, quindi non ci dedicheremo alla loro semeiotica. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.